Buonasera da Sport Today, vigilia di Bologna-Inter, una partita attesissima perché arriva ovviamente la squadra più forte del campionato, l'Inter, lanciatissima verso lo scudetto, e la squadra più in forma del momento, il Bologna, che occupa il quarto posto in classifica. Allora c'è grande attenzione su questa sfida, si gioca alle ore 18, noi domani dalle 17 saremo in onda con Solo Calcio per raccontarvi tutta la partita, il pre, il post, il durante, ma oggi ci occupiamo invece ovviamente di quelle che sono le indiscrezioni dell'ultima ora per sapere che formazione sceglierà Motta e che formazione sceglierà Simone Inzaghi. Andiamo dal nostro Luca Pinkerle per tutti i dettagli. Buonasera Luca. Ciao Sabrina, buonasera. Allora, il Bologna dovrebbe schierare una formazione molto molto simile a quella vista contro l'Atalanta. Il dubbio della settimana per quanto riguarda le condizioni dei giocatori era legato a Ferguson, che nell'allenamento di giovedì ha svolto una seduta differenziata, ma tutto ok, normale gestione del giocatore che è uno degli instancabili di Motta, e dunque ho preferito un attimo abbassare il ritmo per un solo allenamento, poi essere convocabile e al pieno delle forze contro l'Inter. Come vedi Sabrina, la formazione assomiglia tantissimo a quella vista contro l'Atalanta, con Skorupski in porta, Posch, Bökema, Calafiori, Christiansen, ancora una volta questo centrocampo dinamico, veloce e forte fisicamente, formato da Freuler, Fabiano e Ferguson. In attacco l'unico cambio dovrebbe essere quello di Ndoye a destra, quindi al posto di Orsolini, con Salmakers sulla fascia opposta, e ovviamente Josh Zirkzee a comandare l'attacco del Bologna contro un Inter che recupera pezzi importanti, Sabrina, perché mercoledì prossimo ci sarà ovviamente la sfida contro l'Atletico Madrid, che il Bologna guarda attentamente perché potrebbe servire assolutamente per quanto riguarda i ranking UEFA per sbloccare il quinto posto in Champions. Nell'Inter invece qualche piccola rotazione per Simone Inzaghi, con Bissek che dovrebbe partire titolare nei tre di difesa, Çalhanoğlu ancora in ballottaggio con Aslani, molto probabilmente un tempo a testa per i due, potrebbe avere a disposizione soltanto 45 minuti per provare ad ingranare a Çalhanoğlu, che comunque contro il Bologna ha sempre fatto benissimo, a questo il Bologna dovrà stare assolutamente attento, cercare di limitarlo nei primi 45 minuti oppure nei secondi, dipende se partirà titolare o meno. E poi la coppia d'attacco formata da Marcus Thuram, anche lui non al meglio delle condizioni, e Marco Arnautovic, grande ex di giornata, tutti pronti ad accoglierlo, con il Bologna che farà anche uno striscione per quanto riguarda questo bel cammino che sta facendo, ma su Marco Arnautovic probabilmente accoglienza mista, anche se sui social adesso molta gente scrive nei commenti non fischiatelo, e poi di conseguenza c'è chi risponde in questa sfida tutta Champions. E allora, ultimi ballottaggi in casa Bologna? Ultimi ballottaggi per quanto riguarda la difesa, Calafiori dovrebbe essere avanti a Lukumi, ancora una volta sulla grande domanda chi marcherà Marco Arnautovic. Motta vuole cambiare poco, cercare di schierare la formazione che gli dà più garanzie, dunque Calafiori è avanti. Fabiane Bischer ancora un po' di dubbi, anche se il ragazzo proprio scuola Inter dovrebbe essere nuovamente in avanti, e Orsolini come al solito insidia i possibili titolari Salmakers e Ndoye, ma per quanto riguarda la partita di Bergamo potrebbe essere un'indicazione sul fatto che Motta potrebbe cambiare qualcosina in attacco. Occhio anche a Castro, partita in corso, che contro Lautaro Martinez, anche lui in panchina come avete visto, potrebbe fare una sfida a distanza tra i due bomber argentini. Restiamo in tema calcio, ma musica, giusto sì. Luca? Sì, restiamo in tema calcio, musica, perché in questo grande periodo di entusiasmo c'è anche chi sfida la sorte addirittura, e non è una pratica che noi condividiamo certamente, ma un artista molto giovane, si chiama Anartico, studia a Bologna, ha scritto una canzone che speriamo porti buon auspicio, ha voluto sfidare la fortuna chiamando questo pezzo che già sta diventando virale Il Bologna è in Champions League, e noi ovviamente l'abbiamo sentito per capire un po' le sue impressioni. Lo sentiamo chiunque insieme, voglia Sabrina. Prendere le proprie precauzioni lo faccia, noi per primi, è prematuro, però è cronaca, vai. Assolutamente, sentiamola insieme. Lunedì, 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 o del lunedì, ma che bello sarebbe se fossi qui, e che bello sarebbe il Bologna in Champions League, ma sono sogni lucidi. È nata in tempi non sospetti, come si può dire, è proprio nata quest'estate quando c'era un po' di fervore proprio per questa nuova squadra che è stata messa su dal Bologna, no? Questo gruppo incredibile di persone, e quindi è nato questo pezzo proprio per raccontare il voler essere sognatore, quale metafora migliore per la mia città, insomma la città che amo, quindi
siamo sempre con gli occhi lucidi, incrociando le dita, ma il gruppo che c'è è incredibile, quindi ce lo stiamo godendo. In effetti siamo un po' tutti scaramantici in fondo, anche chi non lo dichiara, quindi c'è un set prontissimo di fazzoletti per gli occhi lucidi, di peperoncini, insomma tutto quello che serve per cantare a squarciagola il pezzo, ma anche per comunque godersi lo sport, che è questo, è il bello. Io ho cercato di mischiare un romanticismo che comunque traspare dal pezzo, proprio a questo voler essere sognatori. Diciamo che il sogno può andare dalla cosa più piccola, quindi dal voler stare con una persona che nel mio caso almeno era lontana, era insomma una persona a cui tenevo molto, molto lontana da me, quindi averla vicina era il mio piccolo desiderio, fino ai desideri più grandi come quello che può essere una squadra come il Bologna, insomma, in una competizione internazionale che ci piacerebbe tutti, nessuno può negarlo, insomma, da vedere. Quindi raccontare i sogni dal più piccolo ai più grandi, però sempre tenendo insomma nel cuore, rimanendo a goderci ogni piccolo momento, ecco. E che bello sarebbe il Bologna in Champions League, sono sogni lucidi, ho gli occhi lucidi senza te. Beh, avendola scritta quest'estate, quantomeno diciamo che era veramente... Sta portando bene per ora. Esatto, poi era ancora così lontano anche solo pensarlo. Però ne parliamo alla fine, per carità, ne parliamo alla fine poi. Certo, assolutamente. Luca, grazie. Allora ricordiamo Sabrina. Domani tutti i cooperai della telecronaca, che poi si potrà vedere lunedì sera dopo il pallone nel 7. Grazie Sabrina e grazie a tutti. Grazie a te come sempre per le ultimissime in casa Bologna. Noi adesso parliamo di basket e torniamo alla sconfitta della Virtus ieri al Pireo contro l'Olympiacos. Ce ne parla Rita Mandini. La Virtus non passa al Pireo dopo un primo tempo pienamente in partita. Dal terzo quarto sale in cattedra l'Olympiacos, che pur con assenze importanti riesce a portare a casa risultato e differenza canestri. La squadra bianconera, che aveva recuperato Schenghelia, è in avanti 46-37 all'intervallo lungo. Nel terzo periodo però sono solo 5 i punti segnati dalle V-nere contro 20 dei padroni di casa. I greci resistono poi alla carica finale della Virtus nell'ultimo quarto per chiudere sul 74-69. Abbiamo sprecato un'occasione, ha osservato al termine della gara il coach Luca Banchi. Da parte nostra c'è molta frustrazione. Dopo un ottimo primo tempo ci aspettavamo il loro ritorno, ma non abbiamo reagito come dovevamo. Abbiamo completamente sbagliato il modo di approcciare il secondo tempo e la gara è cambiata, andando in un territorio più favorevole all'Olympiacos. Le fotografie della partita sono state la loro aggressività e le nostre cattive decisioni. Nelle parole del coach bianconero c'è tutta l'amarezza per la sconfitta, ma la testa è già al campionato, perché domenica alle 18:15 l'appuntamento è con il big match contro Milano. Un weekend insomma di incroci tra Bologna e Milano, perché si comincia sabato con la partita tra il Bologna e l'Inter e domenica quella della Virtus contro l'Olimpia. E allora noi siamo arrivati alla fine di questa edizione, grazie come sempre per averci seguito, buona serata.